Salve amici, bentornati nel mio canale, io sono Adonai e oggi siamo insieme a Bri con la Parency Legacy Challenge. Ok ragazzi, siamo qua a San Maisciuno, c'è il festival di disastri e distrarsi, o al contrario, non mi ricordo mai, e noi volevamo partecipare. Cavolo, ma avevo iniziato l'altra volta, ma giustamente sono uscita e quindi per registrarlo e quindi non me l'ha preso. Tra un po' mi finisce, no, ancora no, sono 19, quindi... Inizia bene. Unisciti ai mattacchioni, dai. Siamo qui con i gemelli. E anche loro parteciperanno. Anche perché i ragazzi regalano dei soldi. Per cui sarebbe il caso. Sarebbe assolutamente il caso di fare qualcosa. Oddio, anche la devo andare in bagno. Vai, Amelie. Bri, dove sei? Bene, brava, vieni qua. Inizia a... Fa una presentazione allegra. I mattacchioni, se non erro, devono fare interazioni divertenti, comicità. Chi cavolo è questo? Bella domanda, non lo so. Anche lui deve andare in bagno. Oddio, vai subito. Ah, c'è il disagio qua. Vai, 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 vai. Finisci dopo, per carità, non te la fare sotto. Capisco che potrebbe essere divertente per chi ti guarda. Ma anche tu, vai in bagno, fammi la cortesia, amore. No, non tornare nel lotto attivo, vai solo in bagno. Eccoci, abbiamo anche contratto un'intossicazione alimentare. Succede molto spesso ultimamente, allora. Segnalo un'intossicazione alimentare, bene, dobbiamo anche pagare le bollette. Inizia a fare qualcosa, prendi in giro burloni. Presentazione allegra. Ci sei te, perfetto. Fa una presentazione amichevole. Ma ci siamo uniti noi? Sì. Ok, anche tu. Continua. Mimo della salsiccia è impossibile. Tu se la sta facendo sotto, sto disgraziato. Non ci posso credere. Con lui non la posso usare la mod, peccato. Racconta barzellette, dai. Lo so che sei imbarazzato, ma amore, te l'ho detto di andare in bagno. Non sei andato, beata te. Imita i burloni. Tu... Dai, ragazzi, ce la facciamo. Fai del sarcasmo sul voodoo. Vediamo di vincere e di portare a casa questo premio in denaro, che è fondamentalmente la cosa più mi interessa. Parla dell'esca migliore, ma noi l'abbiamo segnalata l'intossicazione. Sì, oh, ci hanno anche risarcito di 291 simoleon. Perfetto. Testa a testa. Mannaggia. Continuiamo No, ti prego, no. Ti scongiuro. Non puoi essere una disagiora, Bri, dannazione. Vabbè, passa a te il compito, Emily. Prendi in giro burloni. Se questa ci liberasse la postazione, racconta le barzellette. No, signor. C'è Candy qua. Ciao, tesoro. Mimo della salsiccia impossibile, dai. Fallo con lei. Oh, mio Dio. Presentazione amichevole. Sono in testa, dai ragazzi. Dai ragazzi, siamo in testa. Fai del sarcasmo sul voodoo. Mimo della salsiccia impossibile ancora. Barzelletta toc toc. Prendi in giro burloni. Dai, 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 che ce la facciamo. Anche tu, forza. Prendi in giro burloni. Fai del sarcasmo sul voodoo.
Imita i burloni. Stanno iniziando i fuochi. Raccontiamo barzellette, su, lo so che sei imbarazzato. Oh, guarda che bello! Sono tutti a testa in su a guardare i fuochi. Si era che c'è fuochi non ci cacano molto, però vabbè, da una parte meglio perché lui non credo sarà molto abile nel raccontare barzellette. Abbiamo vinto! Un microfono da comico, fuochi d'artificio e 500 simoleone. Perché non ho guadagnati 1000 allora? Ah, tutti i mattacchioni, eravamo 3, allora era 1500 perché non me lo ricordo mica più, ragazzi. Ok, direi che a questo punto, appena è finito qui, accendi i fuochi d'artificio. Ok, dai, Bri. Accendiamo i fuochi d'artificio. Porca miseria, ce n'è rimasto almeno uno? No. Non ne accendo di fuochi d'artificio. Uffa, sono delusa. Questi? No. Vabbè, fa niente, non accenderemo dei fuochi d'artificio, quindi non ci stressare, guardiamo, però che spettacolo, ragazzi. Aspetta. No, che spegni. Peccato che qui non ci sono le piante. Peccato, per caso, questo possiamo venderlo? No. Che a volte se alcuni si possano vendere. Poi, lui se lo mandiamo a casa, che poverino, sta morendo. Bri deve di nuovo andare in bagno, io non ci posso credere, usa il bagno. Tu come sei messa, Amelie? Se mi passa il comando di Amelie. Ma grazie. Ok, allora, facciamo una bella cosa. Vammi a raccogliere un po' di cose qua, giro, poster, cose del genere. Prendi un poster. E poi ce ne andiamo tutti quanti a casa dopo di ciò. Ma prima bisogna approfittare di ogni occasione per scemolare Dindi, perché qui ragazzi siamo messi veramente male. Prendi un poster. Ce n'è più? Qua non ci posso nemmeno andare, quindi no. Basta, tutto qui? Veramente? No, dai, che tristezza. Sì, ma veramente non ce n'è più. Vabbè, fa niente. Speriamo almeno che i poster che ha preso. Tristan, vai a casa, tesoro. Anche tu vai, torna a casa, Bri. Rimango qui con lei io. Tanto non abbiamo il coprifuoco, per cui fa niente. Vediamo un po' cosa ci raccogli. Vediamo cosa ha raccolto. Ah, ma li avevo i fuochi d'artificio. Vabbè, li vendiamo, dai. Facciamo così. Tac. 60, non valgono una ceppa di faggio. 120. Non male. Si vende. 65. Vabbè, tutto fa brodo. Vendiamole e basta. 100, questi valgono un po' di più. Potevo guardare prima nell'inventario, mi sarei accorta che gli avevo i fuochi d'artificio. Anche lui, ma da quanti fuochi d'artificio ci siamo ritrovati? Faccio davanti a voi anche se è noioso, ma almeno, visto che spesso vendo e non ve lo mostro perché trovandolo noioso, lascio stare. Tristan, andiamo a casa, per cortesia. Finalmente ci siamo decisi a venire a casa. Allora, questi intanto leviamoceli pure tra i piedi, che i compiti delle elementari non ci servono più. Hai bisogno di una doccia? Beh, sì, direi di sì. Quindi mandiamo Tristan a farsi una doccia. Poi, oddio, devo rifargli le camerette, non le ho mica rifatte. Me ne sono completamente dimenticata, sono ancora da bambino. Vabbè, al momento dormiranno qui perché ora non ho proprio tutta questa grande voglia di mettermi a rifare la camera in questo momento, magari gliela rifarò più tardi. Bri, anche sta andando a letto, perfetto. Ah, stavo dicendo, lo voglio fare davanti a voi anche almeno qualche volta perché, insomma, se no, per correttezza mi sembra giusto. Bocche di leone, non ne abbiamo tante. L'ultimo raccolto non era ancora tutto pronto, per cui. Però le orchidee, insomma. No, non abbiamo decisamente molta roba. Facciamo accoppiare anche le rane, pure se non valgono una ceppa di faggio. Infatti qua ne fa quasi fatica pure starla a trasportare.
figli perché tanto non è che si stia guadagnando un granché con questi, con queste rane che non valgano nulla. E aiutatemi a dire nulla. Però vabbè, facciamolo. Come si suol dire, come dicevamo poc'anzi, tutto fa brodo. Bene, ragazzi, ci vediamo domani mattina quando si risvegliano. Ok, è mattina, qui si stanno svegliando un po' tutti, tranne Tristan che ancora dorme. Tra poco andranno anche a scuola. Lei è in bagno. Si laverà i denti così le aumenta la responsabilità. Mentre Bri è giù che sta preparando la colazione, che carino, mi piacciono quando si lavano i denti. Anche se sta schiuma marrone, insomma, mi inquieta un attimino. Ti lavi i denti con fanghi? Andiamo giù. Questo buttiamolo. Bri ancora non hai. Svuota, fatti un caffè, vai, sono un tanto. Tristan? Tesoro mio? Ancora dormi, vabbè. È andata anche a lavoro tra poco, quindi la vedo buia. Non so se fate in tempo. No, cioè sicuramente non fanno in tempo a fare colazione. No, scusate, ho sbagliato. Preparare il caffè. Bri, sei molto brava, però adesso punterei più sulla velocità piuttosto che sui giochetti di abilità con le ciotole. Oh, meno male non è ribaltata per terra e non l'hai lasciata. Direi che è migliorata. La mattina. In casa Cavendish con Tristan che ancora dorme, ma vabbè. Vai a scuola? No, aspetta, aspetta, sì, non voglio che per ora salti la scuola perché voglio che mangi. Oh, abbiamo trovato anche una monetina. Dai, Bri, muoviamoci per piacere. Portiamole qui. Prendi una porzione. Anzi, impacchetta nel pranzo a sacco. Impacchetta nel pranzo a sacco, così potete andare a scuola subito. Dai, ci siamo? Bene, vai a scuola. Vai a scuola. E ora te lo rimetto nell'inventario al volo, a te pure. Ah, l'hai preso? Sì? Ok. L'hai preso? Sì, andate. A questo punto questo te lo puoi bere tu. Candy ci chiama, andiamo in città a vedere uno spettacolo, ci stai? Ok, penso sia per stasera. Oddio, è lezzo sto coso, puliamolo magari. Ho saputo che è in circo, sì, ok, va bene, andiamo a vedere il circo, va benissimo, questo lo mettiamo in frigo. Poi quando hai fatto... Ah, raccogliamo tutto e chiamiamo i nostri amici che ci curino il giardino mentre noi scriviamo. So che varrebbero di più una volta l'ho curata, però se non voglio farsi occupare ora del giardino a Bri, voglio se ne occupi il club, però se il club arriva e queste sono ancora da raccogliere, me le fregano di sotto il naso. Io vado veloce, se no ragazzi è una noia meravigliosa. Oh, ci sono arrivati anche i diritti d'autore. 7, 122, 105, 74, 177, 53. C'era qualcosa che sbrilluccicava, infatti. Dai, raccogli tutto il raccoglibile. Ok, ho iniziato il raduno perché l'ha raccolto tutto. Stava finendo di raccogliere gli ultimi, quindi va bene. Chi chiama chi? Ok. Onore al merito. Amelia ha vinto un premio scolastico. Oh, brava! Dobbiamo consegnarglielo davanti a tutta la classe o in privato senza clamore. Allora, ricordo che lei vede entrambe le opzioni, cioè vede sia la cosa che incrementa che quello che riduce, perché lei ormai ha un livello molto alto di genitorialità e quindi a un certo punto si sblocca e lei riesce a vedere tutto, sa perfettamente cosa succede dando una risposta piuttosto che l'altra. Quindi, davanti a tutti, incrementa il controllo emotivo ma riduce l'empatia, solo privatamente per favore, incrementa l'empatia ma riduce il controllo emotivo. Annunciatelo pubblicamente, ma consigliateglielo privatamente. Incrementa l'educazione e riduce il controllo emotivo. Io non voglio che le si riduca l'empatia, però.
No, annuncialo pubblicamente, ma consegnateglielo in privato. Aumentiamo l'educazione. Allora, sta arrivando, è arrivato il club. Perfetto, raccogliamo anche i panni. Poi, oddio, lei deve andare in bagno e a farsi una doccia. E vai, mentre loro si occupano del nostro orto. Bravi ragazzi. Bryce, te abbiamo una cosa in sospeso, eh? Un appuntamento. Ah, pensavo stai lì a guardare il nulla, amore mio. L'ammollo. Non ho il livello 5 di abilità. Ma non importa che ti lavi le mani, stai andando a farti la doccia, dai. E vai su, vabbè. Ti fai un bagno in vasca? Dai, però vai. No, ti fai una doccia. Ok, dai ragazzi, cambio la cameretta che non ce la faccio a vederla così. Tra poco. Ok, ragazzi, ho risistemato le camerette. Ci ho messo qualche decorazione in più, che ho messo la scrivania con un computer. Qua più o meno è rimasto uguale, ho aggiunto solo dei poster. E qua il letto è rimasto uguale, questo poster. Cameretta di Amelie è cambiato un po' di più. Zainetto, violino, c'erano già il zainetto, ho cambiato. Questi poster, qua ho aggiunto questa cabina armadio e qui questo angolo scrivania per ottimizzare un po' gli spazi, perché qui ho aggiunto qualche decorazione, qui questa borsina, nient'altro. In bagno ho aggiunto queste decorazioni qua, molto semplice, ferma, vanno in pausa se non sprechiamo tempo. Qui ho finalmente comprato l'Xbox al caro Tristan e qua niente, ho aggiunto queste decorazioni qua, niente di che insomma ragazzi, questo è. Terminiamo anche il raduno, visto che abbiamo fatto tutto quello che ci dovevano fare. Hanno fatto tutto ciò che dovevano farci. Perfetto, lei sta bene. Quindi, tesoro mio bello, direi che poi, non ho nessun numero comico, siediti e scrivi un libro di genere, ma scrivi un libro giocoso, magari vale di più. Visto che c'è lo stato emotivo, lo stato morale. Lui è la torta. Bryce, non tu, tu non prenderla, mi raccomando. Però se qualcuno... Ah, sono tornati da scuola. Il segreto del peto è un gas. No, 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 mi rifiuto. La pianta mucca è la migliore amica dell'uomo. Questo è il titolo, e come lo descriverei? Finché non le viene fame. Però facciamo così, puntini avanti per far capire che è un continuo. Ok. Allora, nutrila te, tesoro mio. Allora, lei, come dicevo, no, che mangia la torta, non diciamo fesserie. Accarezzala, vediamo lei come è messa. Lei è amica degli animali. Ah, giusto, lei vuole questo benedetto gatto. Quindi lei ha deciso. Ma cos'è in viso? Ah, ok, mi sembrava fosse macchiata. Yabassani, hai qualche amica della tua età, tesoro? Vediamo, parte Tristan. Facciamo prima vedere, facendo entrare in un gruppo, anche se non lo farò un gruppo, però oddio, potrei anche farlo un club, solo su invito, adolescenti, che a me piace farlo più che altro per questo, adolescenti. Ci mettiamo, suo fratello. Ok. La sua amica non è cresciuta, oppure di no. Qualche bel simbolo. Jaden. Poi aggiungiamo. Questo lo vedo come amico di Tristan. Carly, prego, è carina, sì, dai. Aggiungiamo anche lei. Alexander Gott. Mazzella, però c'è una bocca, ti mangia. Cameron, Arnold. Basta, siamo arrivati. Allora, da fare, cosa potrebbero fare insieme? Allora, cibo e bevande. Ma, anche niente alla fine. Neanche niente. Balla. Questo è più per lei che per lui.
Suona uno strumento, potrebbero anche suonare degli strumenti. Poi. Federa sta canta. Se no. Ecco, allenati, potrebbero. Guardare film. E per il momento direi anche basta. Allora, come lo chiamiamo? Ado. Il club Ado. Però lo facciamo in un altro modo. Ora intanto mettiamo questo, il cavallo, perché mi piace il cavallo. Addio, adolescenti. È nato il club Addio. Ok, io direi di andare in un lotto dove ci sono molti randagi, perché mi piaceva l'idea di adottarlo in questo modo. Perché, insomma, Bri dice, ma tesoro, non abbiamo soldi, però se troviamo un micetto che ha bisogno, magari lo teniamo. Lei sta giocando sul fatto che, sta contando sul fatto che la figlia non troverà sto gatto. Ma resterà delusa se il piano di lei va in porto, quindi viaggiamo con Amélie. Viaggiamo con Tristan e poi Sofia Giardina, ancora piccola, peccato. E viaggiamo con Tristan. Poi raduniamo magari anche il club, così nel frattempo facciamo anche un po' di vita sociale. E andiamo a tentare la fortuna. Ecco, andiamo da Bri ed è ora di uscire. Andiamo, quindi vabbè, mandiamola. Portiamo qui Amélie e portiamo qui Tristan. Terminiamo, il radone è già terminato, perfetto. Allora, mentre Tristan, vediamo i suoi bisogni. Ah, ma non mi ricordo se vi avevo fatto vedere le aspirazioni. Lui è venuto con l'aspirazione anima gemella, quindi vuole trovarsi una fidanzata e andare a due appuntamenti. Lei, amica degli animali. Ricordo che non li sto scegliendo io, l'aspirazione neanche tratti, è tutto automatico da una mod, fa da solo. Quindi vuole che nell'unità familiare ci sia un animale, stringe amicizia con un animale, usa interazioni amichevoli con gli animali 12 volte. E i tratti sono affiliata, ordinata a doti sociali perché ha completato l'aspirazione da bambina estroversa e affetto animale. Mentre lui è amicone, vegetariano e attraente. Scusate, mi sta venendo il singhiozzo. Chiedo scusa. Ok, ma lui sta tutto sommato bene. Allora fai una bella cosa, fai i compiti. Tu fai i compiti e tu invece, amore, finalmente, te, visto che non c'è tua madre, ne approfitti, adotti un gatto. Lei si è messa da parte 200 Simon Leon. E vuole il gatto. Ha deciso di non dirlo a sua madre e gli dirà poi: il procione! No, io voglio il procione. Però voglio anche un gattino normale. Potremmo prenderci il procione, che è un maschio, e una femminuccia. Che carino lui. No, questo è un maschio. Femmina. Sono gattini, tutti e due. Mau egiziano, femmina, sterilizzata adulta. Prendiamo due micini perché lei esagera. E lui è arrivato. E lei si va subito a presentare. Gli dice: oh, ben arrivato a casa mia, sono io. Presto, presto, mi faccia vedere i gattini prima che torni mia madre dal suo impegno. Devo toglierla sta skin però perché veramente quasi tutti mi hanno la vitiligine. Mi terrò solo le macchioline nel tatuaggio perché sennò veramente tutti con la vitiligine mi pare un po' eccessivo. Bene, sì, basta parlare. Dove sono i gatti? Oddio, l'ho interrotto? Forza, mio amo, portaci il gatto. Ok. Eccoli! No, ragazzi, guardiamoli. Questo è Missy, gattina. Oh, che carina! È bellissima la fotina. E il procione. Amore! Che carino anche lui! Ok. Ok,
Ok, no ragazzi, li adottiamo entrambi, in barba alla mamma, in barba alle regole, la presentazione più amichevole e adottalo, la presentazione più amichevole e adottalo, in realtà ne volevo prendere uno, ma lascia stare Tristan al momento, ora pensa ai gatti e al procione. Ciao piccolo mio, ciao piccolo tesoro. Cosa vuoi tu? Compra una lavatrice. Veramente c'è? Sì, lo voglio adottare. Gemma, però no, non la chiamiamo Gemma. Ma era una femmina. Quello era una femmina. No, era un maschio questo. Scusa, era un maschio. Cooper, Teseo. Sì, infatti non so perché lì era Gemma. Vabbè, lo chiamiamo. Oddio. Baxter. Baxter. E gli diamo il nostro cognome Cavendish. Oh, cucciolo. Madonna, sta lampada. Precisa davanti alla lampada l'ha fatto. Vabbè, pazienza. Andiamo ad adottare anche l'altro. Vai. Mentre lui gioca con la nostra Xbox. Quando Bri torna avrà una bella sorpresa. Cavolo, è tornata! Ti prego, Bri, aspetta, non rientrare ancora. Vai a pescare, vai a pescare! Vai a pesca! E lei la chiamiamo Baxter e Bea. Cavendish. Ok, almeno qui la foto ce la facciamo a fargliela. Oh, cucciolo. Ok, grazie, puoi andare. Bene, tu sarai felice, ne hai ben due ora, tesoro. Io devo comprargli il necessario, quindi li compro tutto e torno. Ok, tutto il necessario per i micini, lo abbiamo preso. Mettilo nel tuo inventario. Ora Pri sta pescando. Quasi quasi ce lo lascio pure. Ah già, c'è da vendere tutto. Lo faccio davanti a voi, ragazzi. Così vedete più o meno quanto guadagna. Anche se anche oggi, anche in questo momento, non erano proprio tutti, tutti, tutti pieni. Comunque, come vedete, guadagna abbastanza bene con alcune cose, con altre un po' meno. Insomma, infatti, le carote erano più da frigo. Ora però sto vendendo tutto per così, perché ormai sono andata. Questa non vale proprio una pippola, te lo metto un frigo. Andiamo qua così almeno col frigo a portata di mano. Ecco qua, frigo. Le pere le vendiamo. Questo ce lo mettiamo in frigo. Le patate le mettiamo in frigo. Vendere. Allora, 50 fragole in frigo mi sembrano un pochino troppe. Mettiamocene magari qualcuna. Così random. Ok, il resto vendiamole. Ok, vendi. I frutti del drago, vedete quanto valgono, 1111 simoleon. Quindi direi che le cose vanno benissimo. Allora, voglio vedere un attimo le sue abilità. Tra un po' mi diventa anche adulta, tra 2 giorni, cappero. Ha massimizzato il giardinaggio. C'è in realtà 9, quindi dobbiamo assolutamente finire questo. 5 pesca, 6 scrittura. Vabbè, genitorialità, cucina, scrittura e pesca quando si riesce. Allora, lei a questo punto torna a casa. Genitorialità. Cavolo, ora non. Mi dice cosa diavolo hai fatto? Disputano delle regole della casa. Ti avevo detto di no. Quindi dai, Bri, torna a casa e scopri che cosa ha fatto tua figlia. Lei magari gli dirà: no, ma guarda che io li ho trovati. E lei fa: certo, ha trovato un procione e un gatto tutto nello stesso giorno. Come no? Tu finisci i compiti.
Quindi a questo punto hai visto i gatti, che poi in realtà anche lei si affezionerà. Ecco perché non mi tornava. In realtà no, perché in realtà non ha fatto niente di male per il gioco. Disputa delle regole della casa. Allora, dice: "Mai, mamma, mi occuperò io di loro." "Sì, ma io ti avevo detto che non avevamo soldi, sai che in situazione finanziaria siamo? Non uno, ma ben due." E lei, insomma, dice: "Mamma, vabbè, hai ragione, però..." Però, insomma, cerca di capirmi, io amo gli animali e ne volevo assolutamente uno. Quindi, però, tu... Perfido. Urla contro, perché lei si è arrabbiata ormai. Vittoria per nessuno, per il torto da ambo le parti. Così lei può disciplinarti, tra l'altro. Ecco, grazie, puoi andartene. Meno male. Perché pensavo me l'avesse mollata qui. Fai una ramanzina sulle responsabilità. Ma dai, è stata perfida. Ti ha urlato contro. Ma come sprona? Scusa gli altri. No, vabbè, ragazzi, sta cosa, da quando c'è quell'aggiornamento, a me non so voi, ma a me sta dando un sacco di problemi. Genitorialità. Ma come? Ma scusa, disciplina? Maledici l'amicizia. Questa è perfida, ma non chiacchiera, vi prego. Reimposto un oggetto, scusa. No, che rende l'ufficio simile, non diciamo scemenze. Allora, fai fuoco e fiamme. No, non malizia, perfido. Maledici l'amicizia. Vediamo ora, cavolo, cioè, non lo so, peggio di così. Dovresti poterla disciplinare, no? Bene, perfetto ragazzi, questo è proprio un bug fantastico. C'ho solo sprona. Oh, è arrivato. Castiga, mette a riflettere, anzi mette in punizione per la perfidia. Tu non uscirai di casa. Niente uscite di casa. Per un giorno. E lei, però, comunque, riempi tutte le ciotole, riempi e chiama l'animale Bea e riempi e chiamiamo Baxter. Perfetto, quindi lei è molto infuriata. E tu, fammi una cortesia, scuse eleganti, no, è lei che si deve scusare. Scusati, dai. Ramanzina ripugnante, per aver ricevuto una ramanzina, i genitori credono sempre di saperne di più. Vittoria per nessuno, e poi vabbè, ha fame lei, sì, è un po' messa male. Ora ti faccio mangiare. E vabbè, mamma, hai ragione, mi dispiace, scusami. E lei gli dice, sì, non prendermi per scema, lo so che lo stai facendo per lecchinaggio adesso. Allora, fammi da mangiare. Insalata caprese, dai. Insalata caprese. Così mangiamo. E tu magari fai un po' di coccole. Accarezza. Gioca con la bacchetta felina, perché insomma, dai. Sgrida. Perché deve sgridarlo? Gioca con la bacchetta felina. Beh, triste in tutto ciò, se n'è andato a dormire. Ecco, lui è stato fuori dalla discussione della sorella e della madre, delle donne di casa. Ha detto, sapete cosa, vi arrangiate, io non ne voglio sapere niente. Ok, poi mangia perché è scadente, sì. Mannaggia, allora frena, prenditi gli avanzi e basta, anche tu per cortesia non me lo mangiare, prenditi gli avanzi. E questo si butterà via. Sì,
Se non altro. Oh, 50 simoleon, buono. Oh, che carino. Lui è un ghiottone. Adesso è attesa per la punizione. Oh, guardatele come sono. Ma che faccia che ha fatto. Poi tu quando hai fatto te ne vai a dormire, diverti, te ne vai a farti una doccia, ti diverti un attimo, anzi non ti diverti un attimo, vai a letto. Bene ragazzi, per questo episodio direi che è tutto e noi ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata delle disavventure di questa povera donna sfortunata che però adesso dalle cose stanno iniziando ad andare meglio con Amélie e Tristan che sono cresciuti per fortuna. Quindi insomma. È un po' più facile la vita per Bri Cavendish. Io mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un commento e un mi piace. Fatemi, insomma, come al solito, ditemi i vostri pareri, pensieri e opinioni, che io sono molto felice di leggerli. Se vi va, iscrivetevi anche al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità. E io vi mando un grosso bacio. Ciao ciao!